Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, video acquisti, diciamo, dell'ultimo mesetto, di quest'ultimo mesetto. Partirei dall'ultimo acquisto che ho fatto ieri. Sono passato un attimo da scarpe e scarpe perché mi servivano delle cause. E tra gli accessori, visto che c'era la collezione natalizia, e ho voluto farmi un pre-regalo di Natale e ho preso questi orecchini a forma di fiocco di neve. Li ho pagati 4,95 euro. Sono carini, così hanno questi piccoli brillantini. Non li chiamerei neanche Swarovski perché non sono segnati, quindi non sono Swarovski. Però sono carini. Li ho pensati, non so, il 24, il 25, con un'acconciatura alta e il punto luce. Comunque sono sbrilluccicosi. Come sempre nei miei video il mio cellulare è perennemente presente e si fa sentire. Settimana l'altra sono passata da Wycon, no, forse di più, un paio di settimane fa o prima di Halloween. Probabilmente prima di Halloween, sì. Comunque sono passata da Wycon perché mi sta terminando la terra per fare il contouring. E la ragazza che lavora da Wycon a Pastena, che è una ragazza che conosco, abbiamo giocato insieme a pallavolo e speravo di rigiocarci anche quest'anno, ma purtroppo no, mi ha consigliato questa Compact Powder Cipa Compatta, la numero 106 Contouring. Appena l'altra finirà, metterò in uso questa qui della Wycon, che era in offerta e l'ho pagata 5 euro, 5,90 euro. Sì, 5,90 euro, c'è uno sconto di 4 euro sul prezzo originale. Poi ho visto questo rossetto della linea Cream Full Lipstick, rossetto cremoso, il numero 47 Just Yellow. Non ve lo apro perché non lo vorrei iniziare a utilizzare subito, però vi volevo far vedere la confezione, che è molto carina, veramente molto 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 carina. Non so perché mi è venuto questo stiripicchio di questo rossetto giallo, e l'ho pagato 6,80 euro. Sì, 6,80 euro. Ok. La scorsa settimana sono passata da acqua e sapone e, a parte un paio di cose per Amelie, ho preso i Dentastix e l'osso quello là che piace ai cagnolini da sgranocchiare. C'era Meghina che lo sgranocchiava, un osso più o meno di queste dimensioni ci metteva un paio di mesi. Lei in 2 giorni l'ha massacrato, l'ha ucciso. Comunque, ho preso della Fria questa confezione gigante di salviette struccanti 3 in 1, occhi, viso e labbra, effetto idratante, pelle normale, con bisabolo, estratto di vite rossa. Sono 64 salviettine. Pagate 1,99 e poi della Debbie un base coat della linea Nail Repair Total Care Base con vitamina A, C ed E, sempre comodo, e questo l'ho pagato 3,90 euro, cose comunque che sono sempre utili. Proprio questa mattina sono passata a prendere il pane e all'Eurospin ne ho approfittato e ho preso questa crema dei fiori di magnolia, crema viso lifting, effetto lifting 50 ml SPF 15 con acido ialuronico, acido florico, acido glicolico e collagene per attenuare i primi segni del tempo, consigliato dai 30 ai 45 anni. Dei fiori di magnolia come crema viso mi sembra che ho utilizzato soltanto quella bio che mi è piaciuta molto, però visto che quella l'avevo già utilizzata, ho dovuto cambiare. Hanno diverse linee, quella normale e quella la bio, e di quella normale c'è sia quella idratante, una normale per pelli normali, poi c'è questa lifting e una per pelli un pochino più mature, quindi dai 40 in poi, 50 in poi. Poi sono passata da mia zia,
che mi ha dato un Deo Crema della Stenom, già ne tengo in funzione, questo lo metterò da parte. Poi ho fatto un ordine su Amazon e vi lascio giù il link alla pagina, e ho preso in offertissima il pacco da 3, oddio, della Batiste, lo shampoo a secco della Batiste per bionde. Io lo avevo già acquistato però su eBay, perché l'altra volta su Amazon non avevo trovato il pacco singolo per provarlo, e l'avevo pagato tipo intorno alle 8 euro, qua 3 pezzi 15 euro, quindi mi è sembrato molto conveniente e l'ho acquistato. Sempre mia zia è passata da Yves Rocher e ha preso diversi bagno doccia, perché bagno scuola, perché erano in offerta, e questo me l'ha voluto dare insieme ad altre che per ora le tengo conservati. Qualcuno se le porterà mia sorella a Roma, poi vedremo, eventualmente inizierò a utilizzare, poi li vedrete in seguito. Per me mi sono scelta questo ai magnolia e tè bianco, perché ha un profumo molto delicato, mi piace molto. Sì, buono. E poi sono passata da Bottega Verde e ho preso il balsamo alla camomilla senza parabeni e coloranti, addolcente e illuminante, con estratto di fiori di camomilla, capelli chiari o biondi. Ho già iniziato a utilizzare lo shampoo che acquistai il mese scorso, che vi ho mostrato, e mi sta piacendo molto. Ora sta terminando il balsamo e ho voluto provare il balsamo della Bottega Verde. L'ho pagato 5,49 euro. Ovviamente la ragazza del negozio mi ha dato anche dei campioncini, sempre molto carine. Sempre da scarpe e scarpe, però prima di Halloween c'era la collezione di Halloween, non si trova più in commercio ora, e ho preso un cerchietto per capelli e l'ho anche utilizzato ad Halloween. Mi sono vestita da gattina, sono troppo carine, mi sono piaciute subito, c'erano sia così che in rosso un pochino più scuro, tipo un bordeaux, però le ho preferite nere. E le ho pagate 6,95 euro. C'erano diversi pezzi carini, tipo orecchini, anelli, collane vampirose. Alla fine ho scelto giusto un cerchietto per così, per sfizio. E di recente ho fatto diversi acquisti sempre online di bijou. Alcune cose sono arrivate in tempo, altre ci hanno messo una vita. Ho contattato i vari venditori, c'è stato un po' di va e viene, alla fine mi è arrivato tutto quello che avevo ordinato. Allora, ho preso questo braccialetto, credo che sia caucciù, con il simbolo dello yin e lo yang, mi piace non molto di più, tantissimo, troppissimo. Poi questo cos'è? Ah sì, due paia di orecchini a forma di pallone di pallavolo, perché non mi era arrivata la spedizione, quindi gentilmente il venditore me ne ha spedito un altro e alla fine mi sono arrivati entrambi. E poi questa, la collana sempre con il pallone con i brillantini di pallavolo. Sapete che io gioco a pallavolo, è la mia vita, la mia passione e non posso farne altrimenti. Ok, credo di aver finito. Sì, io spero che i miei acquisti ti siano piaciuti, ti abbia fatto compagnia. Se ti ho fatto compagnia, ovviamente ti invito a mettermi un pollice in su. Se non vuoi perdere tutti i miei video, trovi il tastino dell'iscrizione giù nell'info box e in almeno un paio di punti del video, forse anche 3, considerando la schermata finale. E nulla, io nel frattempo ti ringrazio e ti invito a vedere il mio prossimo video. Ciao ragazze, ciao ragazzi, in gamba!